Come ridurre o eliminare il carico contributivo INPS della gestione separata del compenso dell'amministratore delle SRL? Ok, allora qui effettivamente c'è un piccolo refuso, non c'è la domanda, ok, o comunque ci sarebbe un punto esclamativo, ossia come ridurre il carico contributivo che c'è sulla busta paga dell'amministratore, in sostanza. Allora, prima di parlare di questo concetto che alla fine è molto semplice, semplicemente faccio un piccolo passo indietro e con te faccio presente che in un SRL noi imprenditori di fatto possiamo pagare due tipologie di contributi INPS, ok? Sarebbero volendo di più. Però mettiamo due tipologie di contributi INPS, perfetto. La prima è quella praticamente l'INPS commercianti che paga il socio lavoratore solo se ha le quote intestate a lui persona fisica e solo se lavora direttamente l'attività. Bene, perfetto. E non è oggetto di questa domanda, perfetto. L'altra tipologia di contribuzione INPS è la gestione separata INPS, che c'è solo sul compenso dell'amministratore ed è in funzione del compenso dell'amministratore. Quindi, in un certo senso, se un amministratore dovesse prendere compenso pari a zero, i contributi sarebbero pari a zero, perfetto. Se invece il compenso dell'amministratore fosse, insomma, di 100.000 euro in sostanza, ecco che i contributi INPS della gestione separata si pagano su quella, diciamo, 100.000 euro, di compenso d'amministratore. Bene, perfetto. Detto questo, se noi ci focalizziamo nel ridurre praticamente, il carico contributivo INPS che c'è sul compenso dell'amministratore, effettivamente, in un certo senso si potrebbe dire che non ci sono strumenti per ridurre questa cosa, perché tu non puoi ridurre il contributo INPS sul compenso dell'amministratore. Ok, questa cosa è vera. Però ci sono degli strumenti o delle accortezze fiscali che tu puoi utilizzare. Ok, adesso essenzialmente me ne vengono in mente alla fine due principali, no? E volendo tre, no? Anzi, mettiamo due perché tanto sono in due macro categorie. E queste te le dico perché sono anche semplici, non sono difficili da utilizzare. Ossia, sempre con una certa struttura in cui te puoi eliminare praticamente l'INPS commercianti, io quello che ti consiglierei è quello di ridurre il carico contributivo INPS della gestione separata, semplicemente diminuendo proprio il compenso d'amministratore, ok? In favore di una maggiore distribuzione degli utili. Quindi, il primo strumento che ti consiglio per ridurre il carico contributivo INPS che trovi sul compenso dell'amministratore è in maniera molto semplice, quello di ridurre proprio praticamente il compenso all'amministratore che tu gli dai, ma non così, no? Cioè senza motivo, cioè almeno glielo vai a ridurre, ma non che dopo non può prendere ulteriori soldi. Gli ulteriori soldi che prendi in più, come se li può prendere questo socio amministratore? Se li può prendere con una maggiore distribuzione degli utili. Quindi se tu diminuisci il compenso a favore di una maggiore distribuzione degli utili, ecco che tu hai, con una certa struttura, eliminato i contributi INPS della gestione separata e di fatto hai ottenuto una maggiore efficacia fiscale. Ok, perfetto. Questa strategia che ti ho appena consigliato funziona essenzialmente nel momento in cui, come ho detto prima, tu hai eliminato alla fonte, i contributi INPS commercianti, che sono quelli che colpiscono in un certo senso il socio lavoratore. Quindi, se tu puoi, in maniera ovviamente legale, lecita e tutto quello che vuoi, eccetera, ridurre, anzi, dire, eliminare il carico contributivo INPS della gestione commercianti, semplicemente, se tu veramente incominci ad avere utili sempre più alti, posto che magari ti tieni sempre un compenso d'amministratore intorno o poco meno dei 20.000 euro lordo INPS, ecco che di fatto il restante del maggior compenso che ti vuoi prendere, io che te lo erogherei tramite una distribuzione degli utili, semplicemente perché in questo modo tu riduci il carico tributario complessivo e lo riduci perché non paghi l'INPS sul compenso dell'amministratore. Ok? Perfetto. Quindi questa è la prima strategia che ovviamente va in un contesto specifico, e adesso questo video lo volevo fare breve, però mi sta venendo un pochettino più lungo. Però, posto che c'è una certa strategia dietro, il primo strumento molto semplice: diminuisco il compenso, prendo più utili, ma perché non pago l'INPS commercianti? Perfetto. E la seconda strategia che puoi utilizzare praticamente fin da subito, che è anche questa molto veloce, di fatto sono i rimborsi spese, ok? Che tu puoi mettere nel compenso dell'amministratore, ovviamente nel momento in cui tu fai veramente delle trasferte. Quindi non sto parlando di mettersi 1.000 euro al mese di rimborso chilometrico quando non hai diritto, cioè questo qui non è efficacia fiscale, questa è giocare alla ruota della fortuna, dire bugie, poi se non mi bollano bene, se invece è che mi bollano pago anche in più per
tutto quello che, insomma, che oltre a dargli appunto indietro quello che giustamente ho evaso, mi danno anche le sanzioni e poi dopo sono scontento, o comunque questa cosa non mi fa dormire sonni tranquilli, in sostanza, come imprenditore intendo. Quindi, posto che noi come imprenditori, come amministratori di un SRL, possiamo comunque fare delle trasferte vere in nome per conto della società al di fuori del comune dove ho la sede ordinaria di lavoro, ecco che io, se posso utilizzare più strumenti, diciamo, collegati ai rimborsi forfettari, che sono principalmente il rimborso chilometrico oppure il rimborso forfettario, ok? E ecco che lì, ovviamente, questa è una strategia per ridurre il carico contributivo INPS della gestione separata. Per quale motivo? Perché nei, praticamente nei rimborsi spese non ci sono le imposte da pagare, ok? Ma non ci sono neanche i contributi da pagare. Quindi è normale che dove io posso legalmente utilizzare i rimborsi chilometrici e i rimborsi forfettari, io qui sopra elimino di fatto la gestione separata INPS che trovo sul compenso dell'amministratore. Bene, perfetto. Prima di concludere questa domanda, volevo condividere con te l'ultimo pensiero, perché io ti ho parlato adesso di che cosa? Del rimborso forfettario e anche del rimborso chilometrico. Bene, perfetto. Non ti ho parlato del rimborso analitico. Per quale motivo? Perché il rimborso analitico essenzialmente non ti fa avere una vera maggiore speculazione, cioè comunque non ti fa avere in generale una speculazione fiscale vera, ok? Il rimborso forfettario invece e un pochettino anche il rimborso chilometrico sono strumenti che in qualche modo ti danno più soldi come rimborso spese rispetto praticamente a quello che tu spendi durante la trasferta. Quindi è ovvio che se io ovviamente legalmente ho uno strumento fiscale che mi dà dei soldi sulla busta paga maggiori rispetto a quelli che io spendo veramente durante la trasferta, e questi soldi per giunta non sono soggetti a imposte e contributi, è ovvio che questa roba per me c'è una speculazione fiscale, ok? Quindi c'ho proprio un vantaggio fiscale dall'utilizzare questo strumento. Ecco, quindi in sostanza il rimborso analitico, siccome ti rimborsa solo le spese che tu spendi durante la trasferta e che potresti fatturare con l'SRL, ecco che il rimborso analitico non è di fatto uno strumento che ti permette di ridurre il carico contributivo INPS della gestione separata sul compenso dell'amministratore. Bene, quello che ti può eliminare in maniera molto semplice e veloce l'INPS della gestione separata sul compenso dell'amministratore essenzialmente è praticamente il rimborso chilometrico e il forfettario. Ok? Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!